Era atteso anche il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini all'Aquila presso la sede della Giunta regionale per il convegno che ha illustrato il piano di messa in sicurezza dell'acqua del Gran Sasso. Alla fine il ministro delle Infrastrutture non è intervenuto per un altro impegno, era atteso anche ovviamente per gli sviluppi relativi alla revoca delle concessioni autostradali a Strada dei Parchi da parte del governo. Il commissario per la messa in sicurezza dell'acqua del Gran Sasso, Corrado Gisoni, ha illustrato per la prima volta pubblicamente quali saranno gli interventi da mettere in campo per separare come dei compartimenti l'acqua che tutti noi beviamo, le autostrade che attraversano il traforo del Gran Sasso ed i laboratori di fisica nucleare. I 120 milioni messi a disposizione finora dal governo però potrebbero non bastare. È intervenuto anche il commissario per la messa in sicurezza delle autostrade, Marco Corsini. I punti salienti sono ovviamente quelli di puntare a risolvere l'emergenza del sistema idrico del Gran Sasso. I tempi sono dettati un poco da quella che è la inevitabile durata imposta dall'iter amministrativo, che dovrebbero vedere l'affidamento dei lavori a fine 2023, mentre i lavori hanno una durata variabile fra 3 o 4 anni a seconda delle ipotesi di cantierizzazione che verranno adottate. Questa chiaramente è una vicenda che si svolge sulla testa di due commissari. Alla fine il commissario è l'unica figura sicura. E per quanto mi riguarda, quello che io avrei dovuto fare con Strada dei Parchi devo fare con ANAS, non è che dal punto di vista mio cambia, dal punto di vista dell'oggetto della missione. È chiaro che è cambiato il contesto e valuteremo quando, come si dice, a bocce ferme, se si fermano.